Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccoci. Allora, ministro. Aspetta. Non vi coprite? Stiamo bene così? Sabato. Possiamo partire dal tema di giornata, dalle parole di Zingaretti che ha detto si costruisce un'alleanza duratura oppure le basi per un governo insieme vengono meno? Ah, io rispondo col sorriso perché diciamo che siamo passati dal mai col Movimento 5 Stelle, adesso alleanza strutturale col Movimento 5 Stelle. Io dico soltanto che in questi giorni ho fatto incontri con i rappresentanti del territorio, per esempio di regioni come la Calabria, l'Emilia Romagna che stanno per andare al voto alle elezioni regionali. Ho sentito tanti attivisti, tante persone sul territorio e non c'è la volontà di fare alleanze strutturali col Partito Democratico. Questo ovviamente rientra in quello che noi stiamo facendo come governo. Noi al governo ci siamo con un programma di governo, abbiamo messo insieme un programma per evitare l'aumento dell'IVA, per abbassare le tasse agli italiani, per tagliare il numero dei parlamentari e queste sono promesse che stiamo mantenendo e entro dicembre manterremo. Ma detto questo, sapete tutti che il Movimento 5 Stelle è post-ideologico, entra in Parlamento con una legge elettorale che nel 2018 non ci ha concesso e non ci ha permesso di raggiungere il 51% e per effetto del 33% abbiamo messo insieme i nostri voti con chi voleva realizzare delle cose insieme. Abbiamo realizzato solo in questi primi due mesi di governo il carcere per i grandi evasori, la confisca per sproporzione per i grandi evasori, il taglio dei parlamentari, il decreto clima, il decreto per stabilizzare gli insegnanti precari. Stiamo realizzando un programma, ma da qui a parlare di alleanze strutturali io credo che non ci siano proprio i presupposti e soprattutto basta parlare con i nostri attivisti, con i nostri militanti, con il nostro patrimonio di persone che lavorano sul territorio ogni giorno, ai gazebo, ai banchetti, che fanno denunce, che fanno atti. Basta parlare con loro per capire che non ci sono i presupposti per un'alleanza strutturale col Partito Democratico. Ma lei si sente insidiato da Conte nella leadership?